Riportate l'ancella. Avanti l'altro gruppo. Ehi, tirateci fuori! Maledetta tua madre, apri qui! Medico, rifatti gli occhi con noi! Via, via, apri. Piano, con ordine, mettetevi in fila per uno. Sarah Wickers. Sarah Wickers, età 24 anni, condannata a 8 anni di pugno. Ehi, dottore, è proprio vero che se ha accetto di partire la condanna è annullata? Sì, sì, ma che lo devo ripetere a tutte? Fammi vedere le mani. Svoltale. Bene, vai pure. Lydia Bailan. Lydia Bailan, condannata a 5 anni per ubriachezza e vagabondaggio, età 35 anni. Fatemi partire, dottore. Nelle colonie hanno bisogno di donne giovani e sane. Riportatela in cella. Carogna, vigliacco, voglio uscire di qui! Fatemi partire! Bene, una di meno. Stringi di più, ancora. Ma così soffochi. E tu che cerchi? A chi vorresti rubare il posto? Piantala, ha diritto anche lei. Ma prendono solo 30 donne, lo sai? Non voglio che mio figlio nasca qua dentro. Che me lo tolgano per buttarlo in un orfanotrofio. Ci potevi pensare prima. Avanti, levati quella fascia. Glielo dico io al dottore in che condizioni sei. Lasciala! Se vuoi prendertela con qualcuno, prenditela con quella là. È entrata qui in carcere soltanto da una settimana e ha già trovato l'occasione per uscire. Cosa? Vorresti metterti di mezzo pure tu? Perché no? Hai qualcosa in contrario? Certo. Sei stata condannata poche settimane e se tu tenti di rubare il posto a qualcuno di noi, io ti tu... Tu cosa? Di un'altra sola parola con quella boccaccia e ti concio il muso ferma. Calmati, Polly. Tanto non siamo noi a decidere. E allora che si levi di torno? Andate in malora tutte quante! Tu! Ehi, voi, beccamorti! Ci volete seppellire qui? Aprite! Ma che va presa tutte con questa America? Che credete di trovarci laggiù? Vi daranno un marito contadino che vi caricherà di botte e vi ammazzerà di lavoro. L'importante è uscire di qui. In viaggio possono succedere tante cose. E quali? Che il capitano si innamori di te? E chi lo sa? Potrebbe anche innamorarsi di Julia Smith e finire come i suoi due mariti. Ma va il diavolo! Chiaro, uscite una alla volta. Scendete e vi ripuntiamo dentro. E state zitte! Avanti, fila. Avanti anche tu, bellezza. E mettetevi in fila. Che c'è, non ti va di guadagnarti un marito? Impiccati, tu e quegli altri ruffiani sul ballatoio. Voglio restare zitella. Avanti, vieni con me. Va bene, vai, vai pure. Polly Burlington, 24 anni, 6 mesi di carcere per furto e oltraggio all'autorità. Come? Preferisci imbarcarti anziché scontare soltanto 6 mesi? Affari miei. Ho preferito forse delle criminali incallite, piuttosto che donne come me. No, no, tutt'altro. E poi contentate. Va bene, vai. Ne mancano molte. No, Sir Lancelot, altre 5. Vogliamo intanto firmare l'atto di vendita. Ecco. 20 sterline ogni donna. L'ultima volta Sua Maestà ci ha fatto un prezzo migliore. Adesso Sua Maestà ha bisogno di fondi. La lotta contro i ribelli costa cara. E poi so benissimo che rivenderete queste donne ai coloni almeno per il doppio. 8 anni per truffa aggravata.